Agnelli. Angelo a Corcia Agnelli. Vacca non opta per la norma del vantaggio il direttore di gara. Agnelli ruba palla, Chiricò poco reattivo, più reattivo decisamente Martinelli, che forse subisce anche fallo, lo subisce di sicuro Empereur. Angelo con le mani, viene Chiricò, ancora Angelo, Martinelli subisce un colpo da Gomez, non c'è fallo, semplice rimessa laterale. Se pensava di essere pressato, smista ancora per Angelo, Riverola, Chiricò, Agnelli, limite dell'area di rigore, dentro per Riverola, il pallone non filtra, Chiricò protesta, deve rialzarsi. Mentre ci avviciniamo alla prima ora di gara, non si sblocca la situazione allo Zaccheria, 0-0 tra Foggia e Akragas. Riverola tra due maglie biancocelesti riesce a toccare per Letizia, poi scontro di gioco nel quale ha la peggio Longo, un sandwich Riverola Rubin sul 17 dell'Akragas. Calcio di punizione per i siciliani. Libera ancora una volta la difesa dell'Akragas. Poi Empereur anticipa, o anticiperebbe Gomez. Non così secondo il direttore di gara, che nel frattempo per proteste ammonisce Antonio Vacca. Dal fondo Gomez, Vacca gli scippa il pallone in maniera fallosa secondo il direttore di gara, calcio di punizione con Vacca che non può permettersi il lusso di protestare perché è già ammonito. Occhiataccia del direttore di gara al centrocampista del Foggia. Vacca, Padovan, limite dell'area di rigore, giù, calcio di punizione a favore dell'Akragas per il tocco con un braccio di Padovan che sosteneva di essere stato sgambettato. Non c'era fallo su Padovan che cadendo ha bloccato il pallone con le mani. Vacca, su di lui Rubin, Vacca rischia di perdere il pallone, va a terra, calcio di punizione per l'Akragas. Quarantottesimo. Rimpianti per i rossoneri che hanno, lo ripetiamo, fallito con Mazzeo il pallone dell'1-0. Qui intanto ci sono ancora provvedimenti disciplinari, probabilmente per i giocatori del Foggia che stanno attorniando il direttore di gara. Dopo un minuto arriva il gol, guardate Murolo riesce a lavorare un ottimo pallone, serve Lepre, appoggia per Napolitano che viene da dietro, viene anticipato dal giocatore Villani e il direttore di gara assegna questo calcio di rigore al minuto 18° del secondo tempo, lo rivediamo ancora.